pronto? Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Mannaggia, chi te è morto? Tua madre è una puttana. Tua madre, sai che faceva? Hai presente quando eri piccolo e stavi sul materasso? Poi, al posto del materasso c'erano tutti i vibratori all'insù. E tua madre faceva il gioco delle talpe come con i vibratori. Chi te è morto? Ti giuro, se vado, ti spacco la testa! Fosse mia la radio, quante, quante fucilate nei corridoi. Se fosse mia tutti i vestiti di rosa. Ah sì, da quando? Obbligo. Ah sì? Tutti gli altri, sì. Io tutti... nero rosa, Palermo. Ah bello, 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 bello. Sta bene, un'associazione. Bello. Buongiorno, buongiorno ragazzi, siamo pronti, sono le due. Inizia lo zoo, andiamo, vai, vai, vai che tardi, vai. Attenzione. Attenzione. Total Black. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Vi dico subito, tranquilli, ok? Sì, sì. Nessuna indietrite. Oh, basta ora. Bene, non ci sarà neppure alla fine della presigla. All'inizio. Cazzo, lo sapevo. Ma allora è proprio la parola che mi dà questo problema. La parola sigla. Ok, ok, allora basta non dirla più e il problema sarà superato. Ma adesso andiamo a vedere chi è presente per questa incredibile diretta radiofonica. In regia Pippo Palmieri. Alle cose quelle lì, Letizia Puccioni. Ah, complimenti per il look di oggi. Grazie. Saluto Fabio Baubau Sidanone Alisei. Ciao. Stai meglio oggi? Insomma. Bene. Cosa lo presento a fare, Paolo Noise? Lui c'è sempre, sempre, sempre. Grande Paolo. Ora saluto il capo, colui che non si ammala mai e poi mai. Marco salta le dirette solo quando si toglie un dente con la pinza. Vero, Mazzoli? Vero, vero. Certo, sei il numero uno. Bene, vi ho presentati tutti, quindi ora possiamo iniziare con quella traccia musicale cantata da Arianna Palazzetti, che fa Welcome to the Zoo. Ecco, bravo. Avete visto? È non andato tutto bene, perché non ho detto sigla. Questo mondo. Nel mondo che non ha regole. We're all in good times. We're all in good times. We're all in good times. Non ti molla mai. 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 Welcome to the zoo. Dai, dai, dai. Lo Zoo di 105, sì? Il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno, buon giovedì, buongiorno. Allora, Paolo Noyes ha avuto un'intuizione che stiamo cercando di trasformare in realtà attraverso i nostri amici della Fumagazzi. Allora, siccome la radio non ci caga e quando va in onda la promo, diciamo, della radio in televisione, saltano sempre dalle 2 alle 4, noi vorremmo girare questo affronto, questa cattiveria, questa mancanza di rispetto in una roba invece figa. Abbiamo pensato di fare un orologio della Fumagazzi. Solo per gli zoofili, no? Solo per gli zoofili, ovviamente, chi ascolta lo zoo. Che potrebbe essere anche quello che regaliamo in onda. Ecco, potrebbe essere quello, bravo. Allora, togliamo dalle 2 alle 4. Praticamente sul quadrante mettiamo non mi rompete il cazzo, una roba del genere. Quindi dalle 2 alle 4 non esiste, cioè, l'orario non c'è. Non c'è, non esiste, cioè non segna dalle 2 alle 4. Perché in quel momento lì l'ascoltatore vuole ascoltarsi lo zoo e non vuole rotture di coglioni. Ma se dalle 2 alle 4 assoldassimo delle persone che gli rubano gli orologi e poi glieli restituiscono alle 16.01. Bella idea, ma è un po' complicata, Fabio. Secondo me è più semplice, cioè di scippatori c'è.
Sì, questo è vero, e stanno crescendo, tra l'altro, ma Sala dice che è normale, quindi sai com'è, no? Batman è là sui tetti. È l'umidità, che protegge. Marco, l'umidità. Sì, è l'umidità è che fa rubare. Il grado di umidità. Invece c'è un allarme che preoccupa parecchio. Allora, dammi base allarme, per favore, Pippo. Qual è la base allarme? Sesso, sesso. Sai che a me piace aprire la puntata parlando di sesso, però questo è un allarme. Allora, l'allarme degli andrologi: solo sesso virtuale per un ragazzo su tre. Ma è una roba gravissima. Aia. E astinenza, quindi non si ficca, per 1,6 milioni di giovani compresi tra i 18 e i 35 anni. Aia. Cioè, significa che praticamente le nuove generazioni non chiavano. Non ciulano. Allora, io, se hai una basella un po' riflessiva, caro Pippo, vorrei dirvi una roba, ma proprio semplice. Mettete giusto cazzo di telefono, il controller della vostra PlayStation. Uscite. Andate in piazza in mezzo alla gente, guardatevi negli occhi, parlate, ma soprattutto chiavate. Scopare la cosa più bella del mondo. Non vi la colpa è di queste scatolette nere qua che purtroppo abbiamo tutti costantemente. Compresi gli aerei. In che senso, scusa? La scatola nera. Ah, in quel senso. Uscite, sperimentate, cazzo. La vostra opinione, tanto online, non serve a un cazzo, non se la caga nessuno. Respirate aria fresca, ballate, ma soprattutto vivete e scopate. Noi da giovani non avevamo queste macchinette diaboliche, si chiavava di brutto, minchia, a parte Paolo, voglio dire, per ovvi motivi, insomma, per limiti naturali. Non eri bello. Ma mi conoscevi? Sì, no, dai, mi conoscevi. Avevi 28 anni quando ti ho conosciuto. Eh beh, da giovane non mi conoscevi. Bambino. Beh, quando eri bambino chiavavi di brutto, eri bello? Ragazzi, sempre stato un bel ragazzo. vabbè, però, ognuno ha gli specchi che si sceglie. Fatto che non piaccia a te. Allora, adesso mi piaci molto, è che c'è stato un periodo in cui eri... Quando ho conosciuto te. È sempre colpa mia. Scusa Fabio, puoi testimoniare che prima di conoscere lui era un bel ragazzo? Ma non certo, sei mai stato... Per denaro posso fare qualsiasi cosa. Fabio, dai, dipende. Sincero, bello no, non allora, è mai stato. Cioè... No, beh, adesso è meglio, devo dire che invecchiando lui è come il Brunello di Montalcino. È un buon vino. All'inizio era una pessima cedrata, adesso è diventato un buon vino. Sì, c'è stata una parentesi effettivamente un po' agghiacciante. No, ma chi non ha avuto una parentesi agghiacciante? Io. Chi non ha avuto una paresi anche agghiacciante? No. Sì, sì. Stavamo parlando prima del fatto che manca anche tutta quella roba che avevamo noi. Io adesso sembra un discorso da boomer, ma in realtà lo è. Lo siamo, no, non lo è. Ma no, tu hai siamo. Detto non lo è. No, no, lo è. Ma scusami, cioè il fatto che non scopino 1.600.000 italiani tra i 18 e 35, che è l'età in cui... Perché non escono? L'età in cui il bazooka ti tira proprio alla grande. Non guarda, escono. Guarda che poi ti penti, perché quando arrivi a 50 anni che hai questa mezza pasta, ti girano i coglioni. Ma tu c'hai la mezza pasta. Ma no, ma per dire. Ma vai, io c'ho l'albero per della dire. Cuccagna. Vabbè. C'ho la pintolaccia io, fratello. Tu ti sei sviluppato tardi, dai. Ti mamma sei mia, oh, tardi. Stamattina forse... ho suonato 12 tocchi del Big Bang, cazzo. Scusa, ma potrebbe essere anche... Allora, io, vabbè, come parametrazione sto guardando Milano, no? Sì. Faccio un esempio, sì, che è un po', vabbè, non è lo specchio di tutta l'Italia. Direi, però a Milano no, quelli che escono sono mediamente tra i 20 e i 28 anni. Sono quelli che vanno all'università, iniziano il mondo che ancora loro frequentano i locali. Quelli sì, un po' più giovani effettivamente non hanno, credo, attrattiva nell'uscire. Dove cazzo vanno? Ho capito, ma una volta vai? Si andava in piazza. Non c'hai i soldi, perché c'è anche noi avevamo il motorino, no? C'era il motorino che era il tuo mezzo per raggiungere la libertà. Esatto, per raggiungere gli amici. Oggi la libertà uno ce l'ha semplicemente, si pensa di essere libero guardando i social network e comunicando con chiunque nel mondo, ma in realtà non è libertà quella, è finzione. Cioè il fatto che la gente chiavi virtualmente, ma che è una roba è devastante. Vai fuori, tira fuori il cazzo, fallo vedere a tutti, figa, no? Allora Marco, io non sono d'accordo con questa linea così aggressiva. Vabbè. Io credo molto semplicemente che questa generazione qui sia spacciata. Però può fare ancora qualcosa per l'umanità. Allora, sono in tanti, sono oltre 2 milioni ragazzi dai tra i 20 e i 30 anni che non scopano, uomini e donne. Per gli uomini non c'è più niente da fare. Ma possono fornire numeri di amiche a persone che sono ancora sessualmente attivi. È per questo che con Palmieri, a partire dalla prossima settimana in provincia di Oristano, abbiamo lanciato questa campagna Portaci un'amica. Pensavo dopo l'anonima
sarda era la stravisibile sarda. Ma tu sai, sei che sposato, non puoi anche fare io. Ma noi lo facciamo per il genere umano. Scusa, anche Rocco Siffredi è sposato, anche la moglie. Sì, ma tu, ma Rocco Siffredi non ha mai dichiarato che non dormirebbe più con sua moglie se lo tradisse. Non riesco a capire perché. Ma quello non è tradimento. Puoi farlo. Allora, no, quando arriva. È per la scienza. Scusa, allora. Puccioni, anche tu. Ma anche il gong sulla Puccioni, Palmieri. Non mi è filantropia, no? Ah, ho capito. Cioè, io vado oracoloni. Ma vedi, alla fine, stare in casa, guardare i social, ti inibisce, ti toglie il desiderio di uscire, di andare a cercare qualcosa, chiacchierare. Vediamo coppie. Guarda che comunque è un fenomeno che riguarda anche le coppie più adulte. Ne abbiamo parlato ieri. Soprattutto le coppie più adulte. Sì, cinquantenni che si mettono sul divanetto nei ristoranti, si guardano i telefonini e non si parlano più. È una roba orribile. Allora, posso fare un appello? Puoi togliere sta base da culattone, per favore? Io sono orgoglioso di essere etero, ok? A me piace la fica, va bene? E non mi sento anormale. A me piace la fica, va bene? È una roba normale. Vogliono demonizzare adesso l'uomo bianco etero a cui piace la fica. A me piace la fica. Io tratto bene le donne, tratto molto bene mia moglie, mi piace scoparla, va bene? Ed è una roba normale, ok? A me di sta roba di demonizzare l'uomo, adesso il maschio è merda, vaffanculo. Il maschio non è merda, e che cazzo? Alcuni sì, Marco, alcuni sì. Forse sì. Ma che cazzo? Dopo la base di incontronatura. Però ricorda Love Boat, mi ricorda l'isola di quando arrivava. No, più una roba western. No, è un po' country. Sì, è country, però è brasiliana. Ma vai, Brokeback Mountain, i cowboy che si trovano davanti al fuoco a un certo punto se la pinzano in culo. Ma che Fazzoli stamattina mi è arrivato con l'ormone proprio dietro la schiena. Ma chi? Sei arrivato bello carico. Ma no! L'ho visto arrivare proprio con gli speroni. Ma figa. Chi? Sì, l'è entrato e ha parlato subito di macchine. Beh, ovvio, perché ho avuto un altro colpo di culo. Strano. Allora, aspetta, posso raccontarlo io senza dare marchi? Sì, no, puoi dire, tanto ne abbiamo parlato. Il mezzo? Anche il mezzo posso dire? Spiega cosa è successo. Allora, va a cena con un amico. Sì. L'amico gli dice... Abbiente. Molto abbiente. Sì, molto. Questo amico gli dice, guarda, devo andare in Italia, lascio qua le mie cose, perché devo andare via per un sacco di mesi. C'ho sta rottura di coglioni buttata lì a prendere polvere. Si gira Marco e va, cosa? Un Ferrari 348. E Marco, cazzo, il mio sogno. Cazzo, Marco, guarda, piuttosto te la regalo. No, non è vero. Aspetta! Si gira Marco. A cena mi dice, cazzo, non so dove metterla. Parla con un suo amico argentino che c'ha un garage di macchine d'epoca. Ma figa, mettila da me. Aspetta! Vabbè, mi dici quanto ti devo dell'affitto? Ma va, figurati, te lo do gratis lo spazio! No, vabbè, ma no! E neanche dietro a casa sua! No! Non c'è il limite! Come è possibile? Adesso avete capito giusto. Perché vivo a Miami. Ma no. Dividila tutta questa fortuna! Ma allora, a Miami cosa succede? Vengono qua gli italiani e dicono, oh, vado io, spacco tutto, comprano la qualsiasi, poi gli vanno male le cose, se ne vanno, lasciano quella roba, chi la lasciano? Le botto d'acqua, uguale! Gliel'hanno regalati i suoi amici scappati in Italia! L'unica è la Vespa, oh Paolo! No, c'è la Vespa, c'è la Vespa, l'hai qua sotto. No, è qua sotto. Tanto finirà di nuovo nel tuo grip. Io mi sono dovuto comprare lo scooter. C'ho le chiavi, se vuoi. Basta cambiare la batteria ed è tua, se vuoi. È lì. Vabbè, dimmelo dopo che ho comprato il Allora, io non dico niente. Allora, prima ci colleghiamo con la promessa. Siamo arrivati alla puntata numero 24. C'è un po' un casino. È un casino perché lui è tornato indietro nel tempo. Ha cambiato la come si chiama? La linea temporale. La linea temporale, quindi adesso è un bordello. Però dopo vi svelo un segreto, ma alla fine della puntata. Dai. Sentiamola, prego Pippo, andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa. La promessa avrà particolari di amore e movimento. Avrà segretos che nunca saldranno ahí fuera. Sarà tan bello come il vuelo di un avion. La Promessa. La soap opera a prova di scena. Alla Promessa si vivono attimi di vero e proprio panico. Dopo un viaggio indietro nel tempo
per anticipare la nascita della cameriera Nappa ed evitarle la mala morte preannunciata dall'oroscopo, l'elegante, al contempo sportivo, Don Alonso finisce purtroppo per alterare pesantemente il corso degli eventi. Oh, eccomi di nuovo nel presente, con le palle vuote e la coscienza a posto. Don Alonso, padre mio, è tutto il giorno che dici, dove cazzo eri? Dove sei finito, padre? Ero nel passato, figlio Manuel con la barba. Puoi dire alla cameriera Nappa che è salva. Cameriera Nappa? Aia. Che cazzo è sta cameriera Nappa? Aia. Barbone d'un figlio, ma non segui la trama? Nappa è la cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte di sua madre Madres e il rapimento del fratellino neonato Junior. Ti sbagli di granchio, padre mio. La cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte della madre e il rapimento del fratellino non si chiama Nappa. Ah no? E come si chiama allora? Di Grazia. No, nemmeno di Grazia. Mica... No, era un modo di dire, figlio Manuel con la barba. Ah, pensavo che leggevi il giornale, quello per sole donne. Comunque si chiama Marione. Marione. Chi è Marione? Ciao, sono la cameriera Marione. Ma perché? Oh, cavolo! Ora ho capito. Avendo spruzzato su un ovulo diverso, con uno spruzzo diverso, in un diverso momento, non poteva poi nascere la stessa cameriera che era giunta alla promessa. Certo. In questa linea temporale Nappa non è mai stata generata. Il suo posto è stato invece preso da questo bel maschione vestito da cameriera. Sta diventando un village people sta roba, eh? E così, tornato nel presente, scopre che non solo la cameriera Nappa non è mai nata. Ah, sì? Ma soprattutto che DonAlonsoOutfit.it, il marchio leader mondiale nello shopping online di capi d'abbigliamento di tutte le marche, non è mai stato fondato. In questa linea temporale non esiste una cosa chiamata DonAlonsoOutfit.it, quel che hai detto tu. Noi compriamo tutto al mercato. George. Ma tu che cazzo stai dicendo? No! Patatur! Ma cose di pazzo, veramente! Wow! Ma strunz! Ma davvero, figlio? No! Riuscirà a non sparire? Non ci resta che scoprirlo. La promessa avrà particolare di amore e movimento. La promessa già sarà questione di suerte. No, no, non è possibile che DonAlonsoOutfit.it non esista più. Oddio, ah, mi sento mancare il vestito. Padre, non è questo il momento di mettersi a fare il nudista? Sei proprio come un vermo, sei proprio brutto, che è Bauhaus. Spiegati meglio, io non capisco. Cos'è questo DonAlonsoOutfit.it? È forse uno di quei tanti siti di shopping online che si trovano oggigiorno sull'internet? Sciacquati la barba prima di parlare così della mia grande invenzione. DonAlonsoOutfit.it non è un semplice sito per lo shopping online. DonAlonsoOutfit.it è un'idea, un sogno, un punto di ritrovo dove persone di tutte le età possono accedere a un campionario di abiti per ogni occasione a prezzi più che ragionevoli. Ho deciso. Tornerò per l'ennesima volta indietro nel tempo e convincerò la madre della cameriera Nappa a non scoparmi quando sarò tornato poco dopo, per scoparla in anticipo da quando l'avevo scopata originariamente. Tutto chiaro? No, padre. Già capito un cazzo, va. C'è proprio zero assoluto. Non c'è tempo per le spiegazioni, figlio idiota. Parto in direzione del passato. Addio. Brutte scorregge vaginali col singhiozzo. Eccomi nel passato, poco più di 20 anni fa. Ora devo cercare quella chiattona della madre della cameriera Nappa e convincerla a non scoparmi quando tornerò per scoparmela. Non sarà facile, è difficile resistere al fascino di questo doppio petto con scollo a V abbinato a un gilet in morbillo di foca. Ma dove sarà finita quella chiattona? Chiattona! Chiattona! Dove sei, chiattona? Dove ti sei cacciata, chiattona? Chiattona! Chiattona! Dove sei, chiattona? Don Alonso, l'ho sentita urlare. Chiattona, chiattona, dove sei, chiattona? Stava forse cercando di attirare la mia attenzione. Sì, direi di sì.
Sei lardosa quanto intelligente, cameriera Madres. Ebbene sì, volevo proprio parlare con te. Ma, don Alonso, la vedo molto sciupato. Anzi, ad essere sincera, sembra invecchiato come uno stronzo al sole. Non è che per caso si è preso qualche malattia? Malattia? Sì, esatto, non ti si può nascondere nulla, vero, bella chiattona? Purtroppo devi sapere, mi sono beccato la scontite. Ma cos'è? La scontite? E cosa sarebbe la scontite, don Alonso? Ah, la scontite è una brutta, bruttissima malattia venerea che ti obbliga a regalare prodotti di qualità a prezzi stracciati. Oddio, che mi venga la cellulite! Ce l'hai già la cellulite, cameriera Madres. Don Alonso, ma come si permette? Quella che vede non è cellulite, è solo ritenzione idrica. Sono la stessa cosa, sì. Cameriera Madres. Cellulite e ritenzione idrica sono sinonimi. D'accordo, lo ammetto. Sono sinonimi, va bene. Ma lo sa quanto è difficile mandare via la cellulite volendo conservare una perfetta linea di chiattona? Lo so che è difficile. Per questo ti ho portato il kit Don Alonso Body Care. Un set di creme per la cura del corpo in vendita a soli 19,99 euro su donalonsooutfit.it. Così poco? Ma il prezzo è veramente stracciato, don Alonso. Così non ci guadagna niente. È colpa della scontite, cameriera Madres. Fino a Natale sarò costretto a una svendita totale su tutti i prodotti donalonsooutfit.it. Per questo motivo, per il prossimo mese non dovrai scoparmi. Siamo intesi? Certo, don Alonso, non si preoccupi. Non ci penso nemmeno a scoparla. Me lo devi promettere. Anche se fra due ore dovessi tornare da te con l'intenzione di scoparti, tu dovrai rifiutare, capito? Glielo giuro, da lei non mi farei scopare nemmeno da morta. Ecco, però poi fra un mese esatto da oggi dovrai farti scopare. Ma qualche richiesta, don Alonso. Prima non farti scopare, poi scopare. Insomma, non sono mica uno jukebox. Chiattona, sono tornato a scoparti in anticipo. L'altro me stesso che viene dal futuro è già arrivato. Promettilo, mi scoperai solo fra un mese da oggi. E va bene, don Alonso, glielo prometto. Ma lei si curi queste scontite? Brutta malattia. Ci proverò. Spero che nel frattempo i milioni di clienti di donalonsooutfit.it non mi mandino in rovina approfittando del fuori tutto valido fino alla fine del mese. Addio, bella chiattona. Forza, don Alonso, salga su sta ferraglia che la riporto nel futuro. Ma non potevo scegliere una Lamborghini? Addio, addio, vecchio di merda. Eccomi di nuovo nel presente, cameriera Nappa, che bello sei di nuovo qui. E certo che sono qui, don Alonso. Devo indagare sull'omicidio di mia madre e madre e se il rapimento del mio fratellino e non se lo ricorda. Certo, certo, ma dimmi, donalonsooutfit.it esiste, vero? Certo che esiste, don Alonso. Oh, che bello, missione compiuta. Il marchio sinonimo di qualità e convenienza è salvo. A proposito, quasi dimenticavo. Prima la cercava la finanza. Aia. Aia. La finanza? La finanza? Che malore molto forte. Sto malorando male, molto male. Fortuna che indosso il mio abbigliamento da malore che ho comprato su... No! No! Come andrà a finire? No. Come andrà a finire? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it. Comunque, allora, il nostro amico Pellecchia è a casa malato, senza voce, con il Covid, e io ieri gli ho clonato la voce. Avete appena sentito un Pellecchia che non era Pellecchia. Non era Pellecchia, esatto. Quindi, allora, grado di affinazione di Marco, ragazzi, da pelle d'oca, comunque. Ci ho lavorato ore perché è un casino cercare... Hai trovato la formula. È un casino dargli l'intonazione giusta, perché lui, ovviamente, il computer campiona la voce di Pellecchia, poi la devi intonare, è un lavoro e infinito. E dargli più voce. Mamma mia. Sai cos'è allucinante di questo software? Che i respiri. Sì, perché un conto è imitare la voce, ma lui imita anche quando prendi fiato per dire la frase. Quella roba lì è inquietante. È inquietante.
tutto questo per dire al nostro amministratore delegato che volendo con un ventello al mese io, Paolo e Fabio possiamo sostituire chiunque di questa radio. Chiunque. Anche lui. Anzi, sai cosa faccio adesso? Siamo primi. Pellecchia ieri è rimasto sconvolto a sta roba qua, no? Allora mi dice: mi mandi un messaggio fatto con la voce sintetica che lo giro ai miei amici. E il messaggio faceva così, siccome è il suo compleanno tra un po'. Il messaggio faceva così, sì. Senti, Ciao ragazzi, volevo invitarvi a Las Vegas per il mio compleanno. Pago tutto io, ovviamente. Ci saranno escort per i ragazzi e gigolo per le donne. Gigolo. Ah, ovviamente anche un sacco di droga. Partiamo col mio jet privato. Sì. Domenica 3 dicembre. Mi mandate tutti i vostri dati anagrafici completi, grazie. Sì, è conto corrente. Questo l'hai fatto con Pellecchia Felice? Pellecchia Felice, sì. Cioè, Pellecchia Triste, Pellecchia Sofferente, Pellecchia Allegro, un casino, cazzo. Comunque è pazzesca sta roba. Sì, ci stiamo affinando, stiamo capendo come gestirla. Sarà molto divertente quando riuscirò a sostituire anche Paolo Noyes a fare praticamente il programma da solo. È lì che ti sbagli, perché senza aglio non sono io. Quello è vero. Però c'è la funzione aglio, puoi aggiungere l'aglio. La funzione garlic. Pensando, facciamo un esperimento. Quando riusciamo ad affinare bene questo sistema, proviamo a fare tipo l'apertura del programma completamente fatto con le voci campionate. Lo scherzotto? Lo scherzotto. Sì. Vediamo se gli ascoltatori. Ma scusa, Marco, capire. Ma perché limitarci all'apertura? Facciamo una puntata direttamente intera con le voci campionate e noi andiamoci a fare qualcosa. Sapete qualche... chi non allora... potete sostituire? Chi? Chi? Io. Chi? Che senso? La regia vero, deve sempre fatta la regia. Ho dormito niente. Attenzione, sì. C'è una funzione di questo software dove fa speak to speak, cioè tu parli e parla con la voce di chi vuoi. Quindi potremmo mettere tre persone in onda a parlare con le nostre voci e vincere dietro. No, senza, lo fa direttamente. No, così però non hai la tua cadenza, le tue espressioni. No, lessico. Lo fa direttamente. Cioè, quello che è preoccupante è che volendo uno speaker del cazzo, ce ne sono centinaia, migliaia, quelli che vanno in onda. Bene, benvenuti RDS, stiamo per ascoltare una sequenza mixata di 47 canzoni, sono le 3:30 del pomeriggio e il nome dello speaker. Ciao. Quello è andato. Ciao. Cioè, quello è finito. Ciao. Quello che non riesci praticamente a sostituire è il genio di una persona. Quindi finché hai un programma comunque particolare come il nostro che richiede tanta produzione, è difficile perché ti serve comunque uno che scriva. Ma altrimenti una voce bella la cloni e basta, è finita. Madonna mia. Ma stamattina Davide di Lernia, che è il nostro spacciatore di novità, noi abbiamo Davide, che viene una volta alla settimana, arriva col telefono, ehi guarda, e lui è nel 2038. Noi ci mettiamo 2 mesi a arrivare al suo livello, quando sei al suo livello dici, ehi guarda quest'altra figata del 2100. Dove è arrivato, spiegami, perché allora, prima stava clonando suo padre. Suo padre, ha messo il volto di suo padre sulla faccia di Will Smith in un video ed è lui, è Leone. Però ha rinunciato al progetto di clonare Leo perché non riesce a farlo parlare pugliese. Quando uscirà il plugin Pugliesman, no, stamattina Marco, con l'intelligenza artificiale mi ha fatto vedere Freddie Mercury che canta in italiano con la voce di Freddie Mercury. Praticamente, cioè, tu metti i prompt per farlo cantare in italiano, lui traduce simultaneamente la canzone e la canta in italiano. Ma con la stessa voce? Con la voce di Freddie Mercury, stesso timbro, e nel frattempo la traduce in automatico in italiano sul momento. Cioè, ragazzi, io ho trovato il modo di far parlare chiunque in pugliese. Basta che tu vai sul nostro software e scrivi Adriana e lui. È incredibile sta cosa. Va bene, bello sperimentare. Io mi diverto di brutto. Sperimentare finché siamo noi a farlo, va bene. Sì, quando sperimenteranno gli altri con su di noi, allora è finita. Ci colleghiamo con Up and Up. Andiamo, Pipuzzo, vai. Ma ciao, lobotomizzato da smartphone. Ciao. Lo sapevi che abbiamo ampliato il nostro portale di Up and Up? Sì, oltre alle migliaia di applicazioni gratuite, a pagamento, immorali, di dubbia provenienza e perfino trafugate da codici segreti del KGB degli anni 60 che sono già presenti nello store di Up and Up, da oggi siamo anche nel settore sportivo. Sì! Grazie alle centinaia di lavoratori asiatici di non specificata età che ci permettono di arrotondare vendendo palloni da calcio cuciti a mano. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su Up and Up! E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni. Questa settimana per la categoria social Menami.
Sì, è arrivata l'unica e incredibile applicazione in grado di mettere in contatto sadici e masochisti. Ti basterà registrarti, aprire la funzione radar e metterti visibile sulla mappa indicando se sei masochista o sadico. E il gioco è fatto. Ciao, sei tu Satana Strappacarne 23? Sì, e tu sei Orsetto del Cuore Azzurro 234? Sì, sono io. Ti va una strizzata di capezzoli? Sì, ma qui in mezzo alla... che male! Che bello! Che bello! Mi piace! Meraviglioso! Sì, perché Menami è anche in grado di darti suggerimenti, consigli e chi più ne ha più ne metta. Se sei indeciso o in imbarazzo, ti basterà chiedere a Menami cosa puoi fare. Ciao! Oh, ciao! Non pensavo di incontrarti così velocemente. Ero qui vicino. Cosa vuoi che ti faccia? Non saprei. Chiediamo a Menami? Dai, sì, vediamo che dice. Ma perché? Ciao! Ecco le opzioni disponibili. Pugno in faccia. No, dai, pugno in faccia no. Calcio nei coglioni. Dai, nei coglioni no, fa male. Portiera della macchina. Portiera mi piace. No! Cosa preferisci, testa o mano? Testa. E non perderti la promozione Vinci Vinci! Sì! Se sei un abbonato premium, attiva il contaschiaffi e dopo solo 10.000 schiaffi vincerai una meravigliosa pelliccia! Aia! Dai, dai, ne mancano solo 189! No, dai, basta, veramente, c'ho male alla spalla, non ce la faccio più! Dai, dai, sono pochi, non puoi lasciarmi così, sto per vincere la pelliccia! No, dai, non ce la faccio più, non muovo più il braccio, guarda! Chiediamo aiuto a un passante? Sì, sì, sì. Signora, mi scusi, può dargli 189 schiaffi in faccia? Ma brutto maniaco! Toh, tieni! No, nei coglioni no! Male! Promozione 10.000 schiaffi fallita. No. Vuoi attivare la promozione 15.000 calci nel culo per vincere un frullatore da cucina? Cazzo, ma devo ricominciare da capo? Sì. Non sento più il braccio, però a calci nel culo ti ci posso prendere. Ok, grazie! Pazzesco! Cosa aspetti? Scarica subito! Menami! E per i primi 100 abbonamenti, subito in regalo... La Gabibbia! La sacra Bibbia letta da Gabibbo! Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato, minacciato, minacciato da ogni parte, dall'iniquità degli esseri egoisti, dalla tirannia degli uomini malvagi. Ma per fortuna che c'è Jimmy! Vai, Jimmy! Penso. E aprirà il portale da dove scaricare tutte le applicazioni. Perché Jimmy? Ma perché non si vede Ghione? No? Sì che si vede. Ma non si è mai visto, sono 22 anni che fa lo stesso servizio sugli estintori. Ma non è vero. Ma dai, no. È bravo lui. No, bravo, però non fa servizi. A me piacciono quella roba lì un po' vintage. Sì, quando fa Indiana Ghione, Indiana Jimmy. Ma signora, la fattura. Ma signora, ha visto lo scoglionato. Ormai lui è scoglionato, rilassato. Ma l'è sempre stato. Pieno. Ma fa i servizi a letto lui, proprio da letto, ma addirittura. In videochiamata. Lo zoo si ferma giusto in tempo per permettere a Mazzoli di ordinare su internet una maschera antigas. Ultimamente, nello studio di Miami, non gira aria sana. Dopo. Ieri sera cosa hai mangiato di buono, Io ho mangiato i piselli. Si sente? E il pollo. Si sente, si sente. Con l'aglietto sopra, No, cucinato io. Ascolta, c'è qualcosa che non va lì dentro. Non è... Fammi vedere le tonsille, ce le hai ancora tu le tonsille? Sì. Apri un attimo. Apri. Non mi fido di te. Giuro, non metto mai una bocca davanti. Sto lontano, vai, apri la bocca. Ce l'hai così lungo tu? No, dai. Ragazzi, è normale che abbia tre tonsille e una assomiglia tantissimo a un aglio? No, sei un cazzo, magari. Gli scienziati hanno scoperto
scoperto che ascoltare la nostra canzone preferita è come prendere un forte antidolorifico. Questo lo dice la scienza, eh? La scienza. Io quando ho la pubalgia metto la tutto scienza. Spotify, non mi passa, però. No, deve essere la tua canzone preferita. E lì vi ho messo in crisi a tutti quanti, perché ho detto, ragazzi, scegliete la vostra canzone preferita. Effettivamente è difficile stabilire qual è la tua canzone preferita in assoluto. Allora, perché entri nella sottotraccia, cioè c'è una canzone preferita per ogni momento diverso. Bravissimo. No, ma poi può nascere un amore improvviso per un pezzo, tipo, lo ascolti fino all'esaurimento, poi basta. Esatto. Quando sono a Miami, infatti la canzone che ho scelto, quella che ho mandato nella chat, è quella che ascolto a Miami, perché mi dà proprio il benessere. Tra l'altro volevo ringraziarti, è molto bello avere un amico che sa che ho una radio qua a Miami e ascolta tutt'altro, è bella questa cosa. Ma io non ascolto la radio a Miami. Sì, sì. Lui ascolta tu 94.9, tu e quella puttana di tua madre. Mia moglie ascolta quella radio. Tua moglie è una stronza di merda, due. Ma se gli piace il latinoamericano? Ma che da fa culo, dai, ma non è musica quella roba lì, è gente che si lamenta con una base uguale per 48 ore. Sentiamo la canzone che piace a Paolo. Aspetta però, che dolori hai? Che dolori hai? C'è qualcosa che ti... Oggi ho male al collo perché venendo in scooter prendo... scooter che ho pagato io, tra parentesi. Sì, prendo aria al collo. Prendi aria al collo. Cosa volevi? Lo scooter che ti compravo io però senza l'aria? Cioè, come facevo? Dovresti regalarmi una sciarpa. Una sciarpa? Va bene, la sciarpa te la regalo. Guarda, aspetta un attimo. Eccola. Dear Mess. Aspetta un attimo. Guarda che bella sciarpa. Ma non riesco a piegarla. Vabbè, ho tutto vuoto. Sembra tutto vuoto. Di legno. Sembra di legno. Allora, hai male al collo. Vediamo se effettivamente, come dice la scienza, mettendo la tua canzone preferita ti passa il male al collo. Zitti tutti, eh. Preferita di Maglietti. Dai. Paola, no. La parte più bella. Ma veramente? Stavo già meglio. Allora, te avrà fatto passare mal di collo, a me ha fatto venire l'orchite questa merda. Sai che io ho preso due tacchi flu. Cioè, perdonami, questa è la tua canzone preferita? A Miami, sì. Vabbè, però non è che possiamo stare a sindacare sui gusti, eh. No, vabbè, Puccioni, che dolori hai, Puccioni? Che dolori hai? Io ho un po' di malessere diffuso, diciamo, in questi giorni. Sei un po' depresso, un po' triste. Sì, vabbè, insomma, un po' di tristezza. Sentiamo la Puccioni che cosa ha scelto e vediamo se le passa il dolore e il malessere. Andiamo. Letizia Puccioni. In un mondo che non ci vuole più. Ma te credo. Il mio canto libero. Canto che libero. Tristezza. Wow. Sei tu. Cazzo, è il pullman per Lourdes. Mamma mia. E l'immensità. Io odio i Boy Scout, tra l'altro. Che c'entra intorno a noi. Che palle, che cannate. Al di là del limite. Molto lights degli meglio, occhi tuoi. anche con questo. Sto meglio anche con questo perché io non sto bene, io non sto bene. Cosa? Pippo ha tanti problemi. Allora non scopa più come una volta perché ormai è stato sgamato. C'hai lavori in casa, c'hai i debiti. È quello. No, pensa, c'è gente che ti dà anche ragione, Paolo, su quella merda. La musica latina fa schifo al cazzo. A me fa schifo. Poi quella canzone è anche profonda, che parla di tutte le mescolanze latine che hanno reso grande. A fare un cocktail di cazzi tuoi, dai, ma che cazzo vuoi? Adesso voglio sentire il rosso di merda. Cosa Pippo Palmieri? Pippo Palmieri, che cos'hai allora? Che cos'hai? Non riesco a dormire, un po' di stress, cioè va tutto male, però. Tutto male. Vediamo se questa può aiutare. Vediamo. No. Prima di mettere la mia, metti Alisei, voglio sentire Alisei. Alisei di solito musicalmente ha buon gusto. Allora, io ho fatto un errore perché tutti mi avevano mandato il video di YouTube. Io involontariamente ho mandato questa pubblicità di vernici per persiane. No, come? No, perché era la pubblicità che era prima della canzone che avevo scelto su YouTube. E quindi Johnny mi ha montato il video della pubblicità di vernici per persiane. Poi, fortunatamente, in extremis Wender mi ha detto: ma sei sicuro di aver scelto questa roba qua? Cos'hai tu, Fabio? Cos'hai? Che malore hai? La pubalgia, pubalgia. Ma ti senti meglio, Pippo, adesso che hai messo la canzone? Decisamente, cambiata. Quella pubalgia. Allora, attenzione, vediamo cosa ha scelto Pippo Fabio Alisei. Andiamo, vai. Fabio Alisei. Quello difficile. L'ultima, mettiamo la mia. Aspetta, dai, mettiamo Chicca. C'è Chicca, no? Chicca ha scelto. Chicca, non sappiamo che cosa abbia, però è un po' triste. Gli è morto il cagnolino dopo solo due settimane. La Chicca ha scelto questa. Vediamo cosa ha scelto. Vai. La Chicca. Sotto montagne di cemento,
E in un ragno. Wender, Wender, Wender. Dai, andiamo veloci, Wender. Quelli che non ci sono non possono dire che cosa. Wender ha mille problemi. Ma che cazzo di pezzo è montato nella mia canzone? Dai, sentiamo Wender, 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 Wender. La Lucilla, sì. Sentiamo Lucilla. Beh, letto com'è? Sì. Allora, io è da un mese che ho questo dolore pazzesco che mi parte dal collo e mi arriva fino alle mani, ma proprio. Mi spiace, ma. Quasi paresi, sì, lo so. Marco, lo so, Paolo. Devi andare avanti, devi farlo per. Ah, no, questo è già visto. L'abbiamo già fatto. Sì, sì, però a parti invertite. Dai, ascoltiamo, è tardissimo, ascoltiamo, vai. No, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, non è proprio in assoluto la mia canzone preferita, però la domenica mattina, solitamente, mia moglie mi sveglia con questa canzone perché ci mette di buon umore. Quindi, vai, Pippo, vai, andiamo, vai. Marco. A me Frank Sinatra, ragazzi. Sai che sta anima Crooner? Mi piace. Sai che è così vecchia questa canzone che Bombay non si chiama neanche più Bombay. Si chiama Mumbai adesso. Però mi fa star bene, cioè è una canzone che mi fa star bene. Cazzo, Frank Sinatra, non tutte, ci sono anche quelle tristi. Sono nato a 14 anni e avevo un brutto male. A 20 ho vissuto paralizzato su un lettino. Cioè, è una roba. Però alcune sono veramente. Voleva allegre. Metterla alla chicca quella lì, però era la sua seconda scelta. Chissà se abbiamo guarito qualche ascoltatore. Non lo so, comunque abbiamo passato della musica oggi. Sì, vero, della musica diversa perlomeno. Comunque ragazzi, è bello ogni tanto tornare indietro nel tempo, ricordare quei bei momenti dove le famiglie si mettevano comode sul divano, tutti insieme in attesa del carosello. E partivano queste pubblicità che duravano 3, 4, 5, 7, anche 10 minuti. Sì. Ed era un momento bello di unione familiare. Ed è per questo che noi abbiamo ricreato questo piccolo mondo allegro con gli spot in bianco e nero. Prego, Pippo. Adesso pubblicità. Ed ora, per gli instancabili nostalgici, è il momento del carosello. Spot in bianco e nero. È croccante, stuzzicante, ti rimane tra i denti. Se sorridi lo vedrai, il pezzatino non c'è dubbio, è la rucola, come un baby rucola. Rucola Norberto Siberone, coltivabile anche in balcone. Siberone serve. Gocce di plutonio su di me, un atomo di uranio mi fa un sorriso. Bang, bombe su di me, sul mio corpo radiazioni nocive. Che divertimento. Il piccolo Oppenheimer, un nuovo gioco esploso. Poco e giochiamo al vinci che hai vinto. Wow. Un altro controsenso della storia. Oh, ma ti rendi conto che sono riusciti a togliere l'IVA sulla chirurgia estetica e non dai Tampax, no, e dai goldoni, ma però deve essere dimostrato che ce n'è bisogno per la sì. Cioè, se sei un mostro di merda, un certificato medico. Perdonami, cara Puccioni. Allora io ti porto un esempio che io e Paolo abbiamo vissuto, lo so, in prima persona. Siamo andati a fare quella porcata là in televisione, sì, sull'isola deserta. Ok, ci hanno detto potete portare un qualcosa, un medicinale, un cavatappi o un prodotto se il vostro medico ritiene che sia assolutamente necessario, quindi serve la ricetta medica. Io non dico il nome di chi, ma si è presentata questa contro, ricordi, con il fondotinta e lo specchietto e aveva il certificato medico. Cioè, trucchi. Dai, ma di che cazzo stiamo parlando? Io mi sono portato una pastiglia che prendo tutti i giorni per i capelli, basta. Paolo? Io l'antistaminico che è finito a metà. Che è finito a metà. E questa aveva lo specchietto col fondotinta. Comunque, cioè, andava in giro truccata. E io dico, ma scusami, quindi vuoi dirmi che non, la gente non riesce a falsificare un documento medico? Poi lo sappiamo allora, tutti, dai, ragazzi, che quelle che vanno a farsi le operazioni le fanno in nero, dai. No, sì, non è vero. Sì, vanno in quelle cliniche lì in Svizzera. Ma anche solo il fatto che si sia messi a discutere una legge per togliere lì è una roba insulsa. Per fortuna è ancora in fase embrionale, insomma, ancora una discussione. Ma ne stanno parlando! Sì, no, infatti è abbastanza. Obiettivamente,
Marco, le hai viste le senatrici di Forza Italia? Ma dai. E poi non dirmi che non c'è conflitto di interessi. La chirurgia estetica dovrebbe servire solo per quelle persone che purtroppo hanno, sfigurate, hanno subito delle cose orribili, sì, e devono essere migliorate per renderle accettabili. Ma non se una va e dice c'ho due rughe sotto gli occhi che mi fanno stare male e non paga l'IVA e quindi non ci paga le tasse perché che vuole... Poi veramente c'ha ragione Fabio, non le paga nessuno l'IVA perché tanto non pagano le fatture. Ah, sì, tutto in nero. Cioè, ah, sì. Hai mai visto nei petacchi? Tu conosci un medico specialista che ti fa la fattura? Grazie a Dio sono quante nato. Quante volte porta al ginecologo tua moglie? Tante. No, qua... quante ricevute da dato? No, qui devi per forza, Paolo, sennò ti sgamano. Ah, per l'assicurazione. Sì. Ah, ok. Cioè, qua c'è un sistema che praticamente ti evita, anche se tu volessi evadere il fisco, non avrebbe senso. Cioè, è strutturato il sistema fiscale americano, è strutturato in modo che tu non hai voglia. Chiedi la fattura e la fai per... La fai perché la scarichi al 100%. Sì, cioè, in teoria, Marco, per gente come me e Paolo sarebbe conveniente anche per noi. Nel senso, certo, che se tu fai prendi 150 euro di fattura dal ginecologo o dall'andrologo, poi te li scarichi dall'imponibile a fine anno. No, esatto. Allora, in Italia non puoi scaricare tutto, Fabio. No, però dipende dalla categoria. La roba sulla sanità, la roba sulla sanità è più facile da scaricare che non le caramelle al miele, voglio dire. Cioè, ti faccio un esempio stupido. Ti conviene stupido. Farti fare la fattura. Se tu ti compri una macchina, qualsiasi macchina, non stanno a guardare. Se tu compri una macchina qua e la dichiari come tua macchina di utilizzo quotidiano, la scarichi al 100%. Quindi uno perché dovrebbe cercare degli escamotage? Compra la macchina più grossa che può, perché poi scarica di più dalle tasse e dice che cazzo me ne frega, meglio avere la macchina grossa che dare i soldi allo Stato. Anche no? Se qui macchine piccole credo non esistano. No, non è vero. Però, due smart le ho viste da quando vivo qua. Sei pazzo, sono dei birilli per divertirsi per i ragazzi black. Tu sei in Italia, vai in farmacia, compri le medicine, ti dicono vuole darmi il codice fiscale? No, è lo stesso. È lo stesso un cazzo. No, io lo do sempre. Lo devi dare il codice fiscale, ebete, perché ti perché tolgono scarichi, dei no? Ti tolgono dei soldi dall'imponibile. Alla fine dell'anno paghi meno di tasse, coglione! Non è che adesso... ti costa di meno la medicina, ti costa di meno di tasse, ebete! Mia moglie, per esempio, ha pensato giustamente, no? Quel poco che rimane del mio premio che ho vinto, perché il resto l'ho elargito a chiunque. Tranne a persona giusta. Che arrivo lì quando scioglierò tutti i lingotti d'oro che già, mi hanno dato. Farai dei denti, no, padre. No, ti faccio un regalo. La sciarpa arriva, la sciarpa te lo prometto, arriva. Della Kimco te la prendo la sciarpa. Farti gli scherzi. Ha pensato bene di rifare la cucina perché è una merda, no? E il tizio dice: fattura, mia moglie, certo, perché la scarichi tutta. Cioè, i lavori in casa, qualsiasi cosa fai, la scarichi al 100%. Se facessimo la stessa cosa in Italia, vedi che la gente non ha più voglia. È così, Marco, sulla ristrutturazione adesso. Ma stai scherzando. Aspetta, è il meccanismo che dicono, guardi, allora, sono 1.500 con fattura. Sì. Senza fattura sono 1.300. Esatto. E uno dice: cazzo, però effettivamente risparmio due gambe. Non posso scaricarla, meglio così. Però quei 1.300 che tu stai dando, poi alla fine quell'altro non ci paga le tasse. Sì. È un circolo e tu non te li togli dall'imponibile perché sei un coglione. Però dici 200. Allora, Paolo e Fabio mi hanno fatto l'altro giorno un discorso perché sono cambiate tante cose. E veramente la cosa più importante, questo lo dico a chi magari è una piccola impresa e ha un commercialista da tanti anni di cui si fida, provate a sentire altri professionisti, perché tante volte per colpa del commercialista magari sei più propenso a fare delle minchiate perché il tuo commercialista non si è aggiornato. Esatto. Fabio, che è una testa di merda e ovviamente si fa odiare per mille motivi, ha una cosa buona, il commercialista. Ma adesso ce l'ho anch'io, gliel'ho passata anche a Wendell, gli ho cambiato la vita. Vedi, cioè veramente, forse ci sono non sono dei cavilli, sono proprio delle leggi, no. Tante cose sono cambiate negli ultimi anni che ti consentono veramente di risparmiare se un sacco di soldi. Se io faccio l'astronauta non posso avere un commercialista che si occupa di benzinai, perché sono legislazioni diverse. Però minchia, fai dei pieni. Fai dei pieni. Poi non sarò mai astronauta. Allora, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Dai. Mamma, dai, che non bello. Non porre limiti ai sogni. Guarda che con una telefonata ti facciamo portare nello spazio da Musk e ti lascia lì. Anche ma senza bisogno. Roba sulla Tesla. Sai che c'è una Tesla che gira. Cazzo, sai che ho appena detto una frase che effettivamente in questo periodo storico non ha più senso. Perché uno può diventare astronauta. Perché basta che vada Musk, gli molla 3 milioni e va nello spazio. C'hai 3 milioni? No. Cazzo, adesso no. Non li spenderei così.
così. Mi rifarei la cucina. Ti rifai 3 milioni di cucina. Solo la cucina, 3 milioni. Indebitato a vita per una cucina, ma una roba bella. Che se ti cade una tazzina bestemmi. No, no, c'è una mano che viene fuori da un cassetto e te la raccoglie. 3 milioni di cucina. Va bene, tra esattamente 31 secondi giochiamo con Christian da Follonaca. Mettiti a sedere, inizia il gioco dei giochi. Stronzate, a noi ci piace così. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Allora, ci sono un sacco di messaggi. Fabio sta dicendo un sacco di cazzate. Certo. Poi, aspetta. Sì, vabbè, questi ragazzi, sono gli idioti del cazzo che spendono 10.000 euro all'anno di tasse, quando potrebbero tranquillamente spenderne 2.000. Però, siccome sono ebeti del cazzo, stanno lì a guardarsi la punta dei piedi, a dire il governo, lo Stato, la destra e la sinistra, invece di aprire un cazzo di libercolo e dire ma forse la cucina la potevo scaricare. No, ci rubano quello che guadagno. Provate a ascoltare l'idiota comunista una volta, magari c'ha ragione lui. Paolo Nois spende 70%. Detrazione per ristrutturazione è del 50% su imposta IRPEF fino ad un massimo di spesa sostenuta di 96 in 10 rate annuali. Esatto. Il problema sta anche in questo, nella detrazione in 10 anni. Vabbè, non lo so, ragazzi. Se tu per 10 anni paghi meno tasse, no, ti gira il cazzo. Li vuoi subito tu. Tu compri la cucina, spendi 10.000 euro. Arriva lo Stato e ne dà 11.000. Tieni, bravo che hai comprato la cucina. Vediamo se Cristian da Follonica evade il fisco. Un attimo solo, vediamo. Buongiorno Cristian, sei un evasore? Buongiorno. Sei evasore? C'ha la voce evasore. Sei un bastardo. No, dipendente. Allora non vorresti ma non puoi, ecco, diciamola. Cosa fai? Dove lavori? Dove lavori, Cristian? Cosa fai? Dove vai? Chi è? Cos'hai? Dai, cosa fai nella vita? Dai. Io lavoro nella nautica, lavoro con le barche. Bella, scafista. Ce n'è una. Cioè, cosa fai? No, dico, cosa fai? Manutenzione. Ah, fico. Hai la barca tu? C'è la barca? Sei pieno? No, ancora povero per avere la barca. Ancora povero. Vedi? L'Italia è una penisola fondata su persone che non possono navigare. Questa è la cagata. La cagata più grande del mondo. Cioè, dovremmo avere tutti la barca in Italia, perché siamo circondati dall'acqua. Dovrebbe costare poco avere un'imbarcazione. Sì, vedi. Pippo Palmieri, avanti. Non è una necessità, è un lusso. Ma non è. Invece è sbagliato, è una necessità. Noi potremmo. Se vivi all'Elba, l'Italia, no. Ma che cazzo dici? Anche sui laghi, scusami, No, allora lo so che sembra una cagata, però qua che è un posto di mare, la gente se la può permettere perché ti costa anche $5.000. No, più che altro. E mantenerla non ti costa. Più che altro non ci sono tutta una serie di regolamentazioni che ti fanno passare la voglia, no? Tipo, non serve la patente nautica per avere la barca, la guidi con la patente della macchina, non ci sono super bolli, paghi tipo $70, poi dipende dalla dimensione. Non c'è tassazione. No, zero, un cazzo. Quindi, fondamentalmente. Facilitano la gente ad ammazzarsi contro gli scogli. Esatto, a uccidersi nella barca. Perché nessuno sa guidare. Questo è un problema su yacht. Va bene, comunque andiamo oltre. È la follia di Miami, è il suo bello. Allora, attenzione, Christian, c'è in palio il famoso calcio nel culo di Radio 105. Buono. Un sacchettino pieno di robe inutili firmate a Radio 105 e volendo! Non lo so, però vediamo. Un oggetto per bravi ragazzi. Dopo vediamo in che zona è, perché magari c'hai vicino un negozio per andartelo a vedere. Ma attenzione, giochiamo, attenzione, senza sigla. Dai, bastardoni, cominciano a 3.000 sigle. Cominciano a squillare. Se non sai le cose, non ce ne frega un cazzo. Dai, basta. Andiamo, attenzione. Concentrati. Attenzione, prima domanda. Quale di queste favole dei fratelli Grimm? Sì. A. Cappuccetto amaranto e lupo omofobo. B. Hansel e Gretoborg contro la strega ninja. Azzo, bello. C. Pluto e Licaone mangia merda. Bello, l'ho letto da piccolo. Ma ne manca una. Allora, www.fumagazzi.it, andate a fare un regalo per lui o per lei. Bravo. La B. La B. Hansel e Gretoborg.
Allora, dai, ogni volta io leggo l'indirizzo di un negozio. Esatto. Gioielleria Scavazza, Cologno Veneta, via Dea Piccini, corso Gua 10, in provincia di Verona. In qua potete andarli a vedere. Esatto. Secondo la rivista Pistoia Menefreghista, quale sarebbe stata la versione X migliore dei telefilm anni 80? Perché Pistoia Menefreghista? X è la versione porno. Ah, ah, okay, ecco, ok. Okay. A. Happy Gays e Fro Fronzi. Yeah. B. S. Guyver. No, era MacGyver. C. Supercats. Che era uno? Supercats. Allora, www.enotecazoo.com. Comprate un vino perché non costa veramente niente. Bravo, bravo. E la A. La A, bravo. Però potresti andare anche a... Da Pussetto Ivan. Chi è Pussetto Ivan? Mi fa ridere, no? Pussetto Ivan a Pinerolo ha un negozio che vende i fumagazzi via Trieste 71, in provincia di Torino, Pinerolo. Ricordiamo. Pussetto Ivan. Quale Pussetto. Di que- Pussetto. Ivan. Quale di questi giocattoli è stato bandito dalla vendita dopo alcuni accadimenti spiacevoli? Beh. A. Sara la bambola sputa acido. Vedi tu. Pericoloso. B. Buggy la macchina diesel 1600 under 5 anni. Cazzo. Un po' inquinante. Un po' fortina. Sì, sì. C. Il kit della piccola gang, completo di tirapugni, mazza, coltello, farfalla e collo di bottiglietta. Cazzo, no. Io ci avrei giocato. Sì, immagino. La zona era anche normale. Allora, ribadiamo un'altra volta. www.fumagazzi.it. Nella gioielleria Scavazza. Sì. Bene. La C. Scavazza, la C. C, la C, la C, la C. Attenzione. Venturelli. Venturelli Sergio e Sas a Reggio Emilia, via Maiella 39, Reggio Emilia. Vende gli orologi Fumagazzi. Sì. Anche molto c'è anche Hype di Bugiada Fabrizio. Hype Adolf credo che sia il nome completo. Via Emanuele II 88 in provincia di Como. Como. Attenzione, quale di questi libri è un patrimonio dell'umanità scritto da Gigi Pierone? Non credo nessuno. A. Il mega libro di tutte le risposte possibili di tutto dal punto di vista di tale Pietro. Ma chi è questo Pietro? È uno che cazzo sa tutto. Non so. B. Il dizionario italiano Pulce, Pulce italiano. Utile. Perché sono curioso. Chi è che vuole parlare con una pulce? Sì, corso pratico di accensione delle cose con il tasto. Cazzo. www.notecazoo.com. Andate a comprare un buon lambrutto. Bravo. E la A. La A, bravissimo. Non ne ha sbagliata una. New Gold Market Milano, via dei Transiti, angolo via Temperanza a Milano. Vengono i fumagazzi. Bravo. Contento adesso. Ma obbligato a fare sta marchettona. Perché è bello, perché i negozi. Ma io non sono capace, io non riesco a marchettare. Ma lo so. Io mi vergogno. Anche io mi sono vergognato un po', Marco, devo dirti la verità. Posso dire anche io, però va bene così. La Puccioni ondeggia sulle gambe guardando altrove da 5 minuti. Però facciamolo comunque. Se allora era una sensazione comune. Allora, Venturelli Sergio, partendo dal cognome, un po' ti inquieta. Un po' sì. Ma non possono dargli dei nomi tipo gioielleria a Zambaglia. Beh, cambiare il nome della gioielleria un po' troppo. Secondo me sbagliate chi legge, dovreste darlo a Pippo. Hai ragione. Pippo, allora aspetta che ti passo il foglio nella telecamera. ti mandiamo il file. Arrivato. Per domani. Brava. Oh, il gong. Dove cazzo è il gong? Scusa, cosa regaliamo a Cristian da Pollorica? Glielo regaliamo? Ma secondo me sì, dai. Cristian, hai un Instagram? No, non ce ne frega un cazzo. Ah. Secondo me sei anche brutto. Hai una vita triste. Poi ripari le barche, che palle. E gli altri. Fossi una bella figa l'avrei fatto volentieri, ma chi se ne frega. Bravo. Quindi cosa facciamo? Sì o no? Tu sei uno che si vergogna, fai tu. Mi vergogno e te lo regalo. Vaffanculo. Grandi ragazzi, grazie. Nel frattempo, Cristian, hai vinto anche il colpo della strega di 105. Bellissimo. Verrà somministrato bellissimo. Con una mazza. Sì. Va bene, caro Cristian, rimani in linea che la zia prende i tuoi dati. Vattene a fare in culo te e le tue barche. Ciao, buona giornata. Grazie. Ciao. Segui il tuo istinto. No, vabbè.
spiegate questo gioco, non lo capisco. Ma cosa c'è da capire? Niente, la gente non capisce di come si fa a vincere. Cioè, come quelli che ogni tanto, sai che arriva il messaggio ogni tanto: ho acceso la radio per caso, ho sentito questo programma, dicono le parolacce, vergogna. Allora, ma che cazzo vuoi? Spieghiamo come funziona. Allora, funziona un po' come era il vecchio rischia tutto di Mike. Cioè, no, sul sito 105.net noi abbiamo messo 300 domande con le 300 risposte esatte. Ma non è vero! Chi le, la gente le impara a memoria e noi sorteggiamo fra chi si è scritto. No, se la sai a memoria, vinci. No, no. Ma ragazzi, ma non potete accettare che i nostri ascoltatori sono preparatissimi? Allora, i nostri ascoltatori sanno che in questo gioco si vince a prescindere. Vinci, ok? Il vinto è prendere la linea. Prendere la linea è la vera vittoria. Poi noi vi facciamo delle domande stupide, non esistono risposte esatte perché sono tutte farlocche. Non è vero, e ma alla sei fine, tu che sei ignorante. E alla fine noi regaliamo delle cose. Tutto allora, a discrezione. Visto che tutto. Discrezionale. Oh, allora, abbiamo parlato stamattina, abbiamo messo un blocco dove abbiamo sostituito interamente Rosario Pellecchia e sembrava lui. È iniziata la grande sostituzione anche dei giornalisti. C'è questa mega bufera sulla rivista americana Sports Illustrated. Minchia, sentimelo dire. Sports Illustrated. Sembri uno che vive negli Stati Uniti. È vero. Sports Illustrated è un giornale, un magazine molto famoso, andava tantissimo di moda negli anni 80-90, esiste ancora e si parla ovviamente di sport. E di illustrazioni. Foto, molto bello, è un giornale molto bello, è il porno per gli sportivi, capito? Cioè, è proprio... Cioè? No, nel senso ci sono delle belle foto. Mazze da golf, lucidissime. È un bel magazine, è un bel giornale, cioè tratta tutti gli sport americani con delle belle fotografie. Ah, americano. Non c'è la fica, non c'è la fica. Comunque hanno sostituito molti articoli e quindi anche molti giornalisti con l'intelligenza artificiale, nel senso che stanno facendo scrivere all'intelligenza artificiale, e questa cosa vale per tantissimi altri mestieri. Uno che segue il football americano non sa leggere, quindi non gliene frega un cazzo. Guarda, se non gli interessa neanche saper leggere. C'è ma una neanche bella il football. Foto, bravo, una foto di un hot dog, una birra, posto. Però tanti hanno sollevato il problema delle truffe, perché se uno può veramente clonare una voce di una persona al punto che sembri veramente lui, immaginate con gli anziani cosa si può fare. Perché non lo fa Wender? Non lo so, perché Wender è un coglione, non lo so. Wender adesso che c'ha a disposizione, l'ha scritto anche gli ascoltatori, c'ha gli strumenti per campionare qualsiasi film e chiamare le persone facendo dire le frasi che vuole con le voci che vuole, non la usa. Ma perché no. Io credo che il senso del Wender, almeno quello che ho capito io, sia far parlare la gente con i film. Cioè, se tu rispondi alla frase di un film, sei un coglione. Se tu rispondi a uno che c'ha la voce di Verdone, ma dice quello che dico io, più coglione di tanto non sei. Però è un meccanismo ormai un po' usurato. Ma su questo io... siamo d'accordo. A me fa lui... sempre ridere. Ma lui adesso è concentrato sul vetro, comunque. Il vetro, vetro è il suo focus. Ha fatto la voce del vetro, ma non parla. Non riesce. Al massimo vibra, tintinna. Da quello che leggo oggi nel multiverso, ha rubato la mia voce e ha chiamato delle persone a caso. Però non l'ha campionato, cioè, nel senso, ha proprio rubato le mie frasi. Dalla diretta. Sentiamo, andiamo, vai, Pippo, vai. Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zoo di 105 compiono traiettorie alternative. Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia. Aspetta che bisogna fare anche questa descrizione tanto. Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Che roba. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland. Oggi verranno utilizzate le voci di Marco Mazzoli. Pronto? Dimmi, bastardo. La zumpa pera da puttani mamma. Lei è la maledetta pentolaia del sud. Ma chi è? Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? No,
Dai, annusa Milano, vai. Ma dai, allora, è morta tua madre. Tanto che ci hanno ficcato in bocca che è morta. Ma tua madre non c'ha le montagne, ignorante. Ma vai a cagare. Adesso passa il tempo a rompere il cazzo a me. Ma tua madre è una pianura, quella bastarda. Dai, dai, dai. Non l'ha presa. Dai, dai, dai. Ma vai a cagare. Chiama a mamma, che la sono papera da tra di me. Ma tua madre è una pianura, la quella bastarda. Ma tua madre c'è anche le gambe e prende il cazzo di questo di preti, levala. Ma vai a fare in culo. Ma vai a fare in culo tu. Ribucchino, vai a frasciugna parti. Sono d'accordo. Ma sì, da bucchino. Dai, annusa Milano, vai. Sfondata in culo, per la puttana. Vabbè. Vai, vai, registra. Vai, 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 registra. Oh. Ciao, grande. E mamma da fai i pugnette. Che telefonata, multiverso. Pronto? Sì. Dimmi, bastardo. Ma che cazzo vuoi? Dai, annusa Milano, vai. Annusa Milano. Ciao grande. Ciao grande. Ciao super. Ciao grande. Pronto? Pronto. Chi è? Ora Well utilizzerà la voce di Mazzoli per combattere contro lo strillone del Vesuvio. Oh. Chi è? Chi è? No, sei un genio, veramente. Chi? Mica bravissimo. Ma chi è? No, ma il cognome, chi è? Mannaggia, chi te morti, che ti giuro. Guarda, ti metto un pesce in bocca, ti faccio fare bucchini per H24, 24 ore di bombini. Ma ti vai a cagare. Ti faccio la lingua e te la faccio consumare. Chi te morto, stramorto, morto e vive. Ma vai a fare in culo, va. Sei rimasto male. Di solito. Vendetta. 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 Magnagneresti. Basta! Gnag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 n
Matteo. Matteo. Quando sei stronzo e figlio di puttana, ti sei stramurto. Multiverso. Pronto? Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Mannaggia, chi te è morto? Tua madre è una puttana. Tua madre, sai che faceva? Hai presente quando eri piccolo e stavi sul materasso? Poi al posto del materasso c'erano tutti i vibratori all'insù. E tua madre faceva il gioco delle talpe come con i vibratori. Chi te è morto? Ti giuro, se vado ti spacco la testa! Lo amo, lo amo. Quando l'ho detto? Il cosmo simultaneo del Wonderland. Quando l'ho detto? Sai che pagherei per vedere tua madre scopata da The Rock? Tua madre è una pianura. Tua madre è una pianura. Ma quella ancora ci sta. Sì, ma qualcuno ti ha detto che sei una pianura, quindi. No, non so che forse eri tu che dicevi. Che no. Ti ho detto della pianura. No, forse che forse era Fabio che insultava la pianura? No, la Florida. Allora, mi sembra di ricordare che fosse quando hai detto sono andati in montagna lì in Georgia. E hai detto, guarda che non ce n'è montagna in Georgia. Ma era quella la discussione, credo. Forse era quella. Siamo sempre, maturi. Sempre con lui comunque me la prendo. Comunque pagherei veramente oro per vedere tua madre scopata da The Rock. Sai che ti giuro pagherei anch'io. Madonna. No, ma io ragazzi anche in Bitcoin pagherei. Ma pagheresti per vedere tua madre? Sì, un po' tutte. Sì? E come facciamo? Tu hai due padri. Ancora Ritiro che tua madre è pericolosa. Scusa, bravo, che c'hai i poteri occulti. E poi gli regalano un'altra Ferrari. Cazzo, sì, hai i poteri di Okuto, lo sai che mia mamma tira robe. Oddio, ho pensato 30 battute, non le dico. Amadeus ha annunciato i nuovi co-conduttori del programma. Sì, sono. Chi è? Aspetta, chi è? C'è Giorgia,
Sì. Giorgio, chi? Giorgio chi? Ah, la cantante. La cantante. Sì. Chi è Teresa Mannina? È una comica palermitana. Fa liberissimo. Fa sempre lo stesso pezzo che dice a Milano, la metropolitana, l'aspetto 30 secondi. A Palermo non le percepiamo nemmeno. Quella con, con i capelli ricci neri un po' al nasone. Il nasone, a Milano il nasone è piccolo. A Palermo, minchia, un naso tanto. Sì, 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 ho capito chi è. Fa le pubblicità. Le pubblicità, a Milano le pubblicità sono forti. Minchia, a Palermo non finiscono mai. E poi un altro. C'è Lorella Cuccarini. Grande, cazzo. E per la finale, come sempre, Fiorello. Vabbè, ci sta, dai. Però la Cuccarini è una bella scelta. Sì? Sì. La Cuccarini, a Milano è la più amata degli italiani. A Palermo non se la caga nessuno. Cuccarini è bella scelta. Però devo dire che Amadeus è stato molto abile, nel senso che è riuscito a manovrare il festival di modo che tornasse in auge. Adesso è un punto d'arrivo. Una volta non sono colato nessuno. Niente, soltanto dei cantanti che piacciono i giovani e si è occupato dei social. Ho capito. Sì, è che è un anzi, è stato il Fanta Sanremo che l'ha fatto rinascere. Ci ha provato anche Max Brigante, però non ha funzionato. A fare che? No, dico a invitare i trapper e robe varie, ma non funziona. Non in radio non credo che. È la radio che non è giovane. Uè, bella, che cazzo dici? Io ho 15 anni. Max Brigante a Milano è brigante, a Palermo è mafioso. Ma sei un bastardo, gli hai bruciato tutti i pezzi alla Mannino adesso. No, ma sono io l'autore. A Milano, a Palermo, non mi percepiscono. Basta, ci colleghiamo con Filmotti e Seriotte. Vai, zio. Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Pensa. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza. Sì. Ti aiuterò. Ho parlato. Fammi legare bene al seggiolino questa mini rana che sembra Yoda, ma poi si scopre che non è Yoda. Dai, sbrigati, che stanno arrivando i soldati imperiali! Ci sono. Patente e libretto? Del cruscotto! Questa è la mia! Sì, sì. Vai sereno che ho il Tom Tom Go. Parti! Più veloce che tu! Cazzo, non si mette in moto! Tira l'aria! Tira l'aria! Ste cazzo di macchine italiane, fai qualcosa! Aspetta! Provo a darti una spinta! Vai! Vado alla frizione! Un momento! Vai! Sì! Sì! Fanculo l'impero! The Pandalorian. Pandalorian! Oh mio Dio, sta arrivando! Chi? Quella vecchia stronza! Non doveva arrivare prima di domani! Ma chi? Miuccia Prada, quella che ti paga lo stipendio e che ti stronca se solo trova una penna fuori posto! Oh, cazzo! Cosa devo fare? Falle trovare tutto in ordine, brutta oca! Muoviti! Eccola, è arrivata la limousine! Corri, aprile la porta! Attenti! Finalmente ti ho preso, Miuccia! Ora ti aspetto all'inferno! Devi farmi delle scarpe bellissime per i miei zoccoli ovini! Zolf! Il diavolo investe Prada. Benvenuto a Naga Parbat, la vetta più alta. Questo è il nostro tempio. Entra, straniero. Bene, grazie. Shh, questa è la sala del silenzio. Ma scusi, lei sta parlando? Shh, procediamo per la stanza dei sette saggi. Guarda, straniero, è il momento della preghiera. Lo bocchino. No. Lo bocchino.
Fammi un bocchino. Ma presi il culo, presi il culo, presi il culo. Faccio il cazzo di chi è. E quelli sulla cima della scalinata sono i nostri sette saggi: Zheng Yong, santo del fuoco, O Zen, santo dell'acqua, Qingqing Zhaoyan, santo della terra, Pao Qianzhen, santo dell'aria, Kazuo Zen, santo del sole, Taizuke Zen, santo della luna, e infine Zimbe Zen, santo dei saldi. Mi scusi, ma perché sono tutti nudi piegati a 90 e mostrano il buco del culo? Oh, perché antico detto tibetano recita: nel buco del culo c'è sempre speranza. Sette anni in Tibet. No, no. Filmotti e seriotte. No, non ci sarei mai arrivato a questo, te lo giuro. Bella, 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 bella. Niente, adesso sto prenotando un biglietto per il Tibet. No, sono in fissa per The Rock che si scopa tua mamma. Adesso ci lavoro. Quanto costerà? Non lo so, mettendoci la percentuale fatturo senza. Chiediamo agli ascoltatori quanto sarà il cachet di The Rock per scoparsi la mamma di Paolo. Non lo so. Quanto guadagnerà film? Un 3-4 milioni. No. Ma lo vuoi anche filmare? Sì, è ovvio. Sì, è una posa, la posa. Ragazzi! 700.000 dici? Non lo so, poi c'è anche il cachet di mia madre. No, tua mamma, dai, mica scopata da tua madre è gratis. No, ragazzi, sono il suo agente. Sì. Si fattura senza? Senza. Allora vediamo, se sta d'accordo. Va bene, tipo però un numero? 300.000. Ragazzi, quel cesso lì, dai. No. Ma sei fuori. Sei fuori cosa? Ma gli ho dati 200 per il pompino di tuo padre. Messaggio di un ascoltatore bellissimo, dice: sì. Io mi chiedo come fate ad avere una tale creatività da generare letteralmente scenette ogni giorno, ma poi passate le stesse canzoni per 3 mesi di fila. La musica non la scegliamo noi, ragazzi, no, purtroppo no. Franciosi credo che abbia tirato una testata su un chiodo ed è rimasto fisso con quelle 4 canzoni. Credo che non sia sua responsabilità. Beh, è il programmatore musicale. Lui è schiavo delle etichette discografiche come noi tutti. voi, non io. Anche voi. Tu all'interno dello Zola. Ma figurati, a me fa schifo tutto. Questa, grazie al cielo, è una canzone che ho scelto io. Gli avevo detto, ma schiavo bella. Nel senso che non abbiamo possibilità di scelta. Scelgono le etichette e noi ci dobbiamo adeguare. Guarda, in quel senso schiavo. Non era così una volta. Non come gusti. Però la mia radio di Miami invece è diversa, è molto diversa, perché io metto musica che piace. Ma Paolo non lo sa perché ne ascolta un'altra. No, infatti lui ascolta tu 94.9, tu pezzo. Io vengo in scooter io. Sì, certo. Mio. Certo. Va bene, pagato io. Avrai un giorno un'attività, avrai un ristorante che fa gnocchi ai piedi marci e io andrò a mangiare dal tuo dirimpettaio tutti i giorni proprio così fuori. Invece di mangiare i gnocchi ai piedi marci. Sì, lo farò ogni volta. Aprirai un negozio di scarpe e io andrò in giro scarpe. Divento frate francescano. Cercherai di far scalzizzare il mondo. Hai la moto d'acqua, vorresti uscire con me? Io mi compro. Asciugo il mare. No, mi compro una bici. Una bici d'acqua mi compro e vado in giro da solo pedalando. Vita asciuga Miami. Che cazzo. C'è la bici d'acqua qua? C'è, sì, c'è. Mamma, queste sono fulminate. Bellissima, è una cyclette che però. Ragazzi, la bici d'acqua. Scusate. È una cyclette con il la tavola da Il brevetto è di Leonardo, Sì, è vero. Ma anche il come si chiama? Il monopattino elettrico esiste dal 1938-48, se non mi ricordo. È di Mussolini il brevetto, l'ha inventato lui un pomeriggio, un mal di testa. Non credo che sia di Mussolini. Ho provato. Non credo fosse di Mussolini, 38. Però Mussolini ha fatto altre robe, voglio dire, ma anche delle grosse cagate. Detto questo, esisteva già. Cioè, noi pensiamo: siamo arrivati al futuro, abbiamo il monopattino elettrico. Il monopattino elettrico non è futuro, è merda. I primi trattori di Lamborghini. C'è un film che racconta la sua storia orribile, brutto, uno dei film più brutti mai realizzati, tra l'altro una storia devastante la sua, però racconta che il primo trattore che ha fatto era ibrido, cioè aveva il motore a benzina e il motore elettrico, cioè eravamo già avanti. Ragazzi, allora una biografia più brutta di quella che hanno fatto adesso su Napoleone penso sia impossibile. Dove l'hanno fatta? Al cinema c'è Napoleon, con Gioacchino Fenice, che ha vinto, ho visto il trailer. Fenice, una che cacata. È quello che ha fatto Joker, no? Joker, sì, giusto? È quello che ha vinto l'Oscar per Joker, bravissimo attore, sopraffino, superbo. L'hai visto Napoleone? Certo che l'ho visto. Sai che ne avessero beccata una. Sì. Ma storicamente, allora tu quando fai la biografia di un grande personaggio, che cosa fai? Pieghi un po' la sua vita per esaltare alcune parti che se non narrativamente più. Ne avessero beccato uno. Qua
sai che quando gli ho visto cannonare le piramidi d'Egitto sono uscito. Era una riproduzione. Ma che cazzo, ma secondo vabbè, te ma è un po' come il film Ford versus Ferrari, poi quelli che hanno vissuto quell'epoca dicono è tutto romanzato, non è andata esattamente un conto così. È romanzare, cioè, un conto è falsare la storia. Beh, allora cioè, scusa, la storia della morte di Versace è tutta farlocata. Anche il film di Gucci non era proprio molto credibile. Era taroccato. Sì, era taroccato. Anche il film. Ma i produttori erano tutti marocchini, pensa. Bel film, ma non credibile. Il film è uscito sulle stuoie, la prima visione. Ma, perché ragazzi, la storia non si cambia. La storia va raccontata per migliorarsi. Quando magari la storia ci insegna che abbiamo fatto dei grossi errori, va ricordata per evitare di farne altri. Certo. È per questo che abbiamo istituito lo spazio degli audiolibri, perché vogliamo raccontare ai bambini delle belle storielle, delle favole che oggi magari non calzano più bene. Certo. Però impariamo dagli errori del passato per migliorare il nostro futuro. Bravo. Bello. Che bello. Con questo ci colleghiamo con gli audiolibri, una bella storia. Il re dei cazzi. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola. Il re che voleva scoparsi una cava. Gli audiolibri. Questa è la fiaba del re che voleva scoparsi una capra. Ah. C'era una volta un re che come tutti voleva scoparsi una capra. Ma essendo re, non si sarebbe accontentato di una capra qualsiasi, di quelle ad esempio che pascolavano lungo le strade malfamate, ammiccando maliziosamente ai viandanti, dimostrando loro il culo ben tornito, velando frasi sconce del tipo biello mio ti rumino il pazzo all night long. Ma no. No. Il re voleva sì scoparsi una capra come ognuno di noi giustamente desidera, ma pretendeva la capra più bella di tutto il regno. Vabbè, il re. Vabbè, qua ci sta. E per questo motivo, incaricò il suo servitore più fedele di setacciare in lungo e in largo i propri possedimenti, alla ricerca di un esemplare che fosse degno dei suoi appetiti. Ci sta il re ci sta, dai. Fermo. E fermati, porco cazzo, se lascerai a me lame di foglie a quattro non sono esattamente il mezzo ideale. No. Fine. Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini. Avevo comprato 6 risme. Tienile, perché in un mondo distopico post-atomico anche quello sarà un bene. No, io volevo proporti queste 6 risme di foglie A4. Io le terrei in una cantina sigillata. Per un pompino, però. Quando non ci saranno più cartiere, dici. Saranno il contante del futuro. Tu dici. Sì, guarda, ti faccio un prestito. Sì, quant'è? Ti do questo, mi dai $5,000. Madonna! Un giorno mi ringrazierai. Tu dici? Sì. Sì, Adesso $5,000. Questa è carta straccia, sarà il contrario. Sarà il contrario. I dollari non serviranno più a niente. E la gente. Questo pezzetto di carta che stai maltrattando. Sì, prego. Io userei quelle risme di carta per copiare a mano tutti i testi che abbiamo scritto su Word dall'inizio dello zoo a oggi. Per conservarli in una biblioteca.